Buongiorno ai telespettatori di Pasta del Capitano. Oggi è il 4 febbraio del 2018 e il Monte Porzio Catone affronta il Colleferro in casa. Come vedete il terreno di gioco è bianco, il ghiaccio la fa da padrone chiaramente. Siamo a febbraio in pieno inverno. Ecco le squadre che stanno per entrare in campo. Ricordiamo che l'andata vinse il Colleferro con un punteggio di 4-5-0. Ma chiaramente il Monte Porzio vorrà rifarsi, è squadra che ultimamente comunque è migliorata moltissimo. Ecco il grido di carica dei padroni di casa. Partiti. Le immagini passano subito ai primi minuti con il Monte Porzio che si distende nella metà campo del Colleferro pericolosamente. Riprende, rimette ancora qui il calcio di punizione invece qui di per il Colleferro. Ecco il Colleferro, calcio di punizione pericoloso, respinge sulla linea un difensore del Monte Porzio. Azione un pochino confusa, la palla poi finisce in calcio d'angolo. Ancora il Colleferro, parte lì un tiro, palla. Si salva qui il Monte Porzio che in questa fase aveva rischiato un pochino. Ancora calcio di punizione per il Colleferro, palla che viene ribattuta dalla difesa del Monte Porzio. C'è ancora un tiro del Colleferro. Queste prime battute chiaramente il Colleferro aveva osato un po' di più, ma poi la musica cambia, come vedremo. Ecco qui subito il Monte Porzio che si distende, qui con il numero 7 oggi molto in forma che viene spinto. C'è un calcio di punizione per il Monte Porzio, la batte il numero 2, respinto dalla difesa. Con questa vediamo un'azione, Monte Porzio ancora. Ancora ci prova qui, al limite dell'area di rigore, parte un tiro ribattuto, si difende il Colleferro e il Monte Porzio attacca. Come vedete il baricentro è tutto in attacco, quello del Monte Porzio. Ancora il Monte Porzio. Vediamo qui, parte un lancio, colpo di tacco, passaggio filtrato, il centrocampista del Monte Porzio, la punta ed è rete. Bellissima azione! Ottimo! Va bene! Bellissima azione dei padroni di casa! Che adesso credo che la regia ci manderà in onda, avremo modo di rivedere al rallentatore o rallenti. Ecco qui, la stiamo rivedendo, parte il cross, prodezza dei centrocampisti, passaggio filtrante e qui la punta del Monte Porzio non perdona, imparabile per il portiere del Colleferro. 1-0. Diamo ancora a Monte Porzio, ancora un lancio filtrante per il numero 9 che ci prova. Addosso, viene fischiato credo un calcio d'angolo. Ancora però ecco adesso il Colleferro che cerca di riportare le sorti in parità, esce il portiere, respinge ancora il Colleferro. Qui c'è un rimpallo pericoloso ed è rete, pareggia il Colleferro. Pareggia il Colleferro, c'è stato un rimpallo fortunoso che ha favorito l'attaccante Colleferro. Ecco, lo rivediamo a rallenti qui. Purtroppo per il Monte Porzio pareggio, bene per il Colleferro. Ancora Colleferro, ancora Colleferro, qui c'è pericoloso in area, parte un tiro sopra la traversa, comunque il portiere c'era. Forza! Azioni da entrambe le parti nel primo tempo, risultato giusto 1-1. Bravo. Ancora vediamo qui il centrocampista del Monte Porzio, molto bene, che serve il trequartista in questo caso, e c'è un tiro. Buona l'intenzione, un po' meno l'esecuzione. Ancora ancora Monte Porzio che si distende a sprazzi, gioca bene Monte Porzio come vedete. Ancora vediamo un'azione molto filtrante, dove non
non parte il passaggio filtrante, ancora e ci prova, ancora lo vede qui Colleferro, bravo, pericolosamente, ma viene parato dal portiere del Montepulciano, ancora però Colleferro qui respinge, ecco il numero 7 ancora, dai Elore, però il Colleferro c'è, passaggio filtrante per il Colleferro. Intercetta il difensore del Monteporzio, c'è uno scontro tra il portiere e l'attaccante del Colleferro, credo fortuito, nulla di grave, ma la partita viene interrotta per un po'. E finisce qui il primo tempo. Oh, a noi ci ha fischiato. Risultato 1-1. Parte il secondo tempo. Ecco, vediamo qui il secondo tempo, qui adesso riprende palla il Colleferro, ribatte la palla il Monteporzio, ancora Monteporzio. Ecco, vediamo Gabriele, ancora, ancora lottano a centrocampo, viene messo giù il calciatore del Monteporzio e c'è un calcio di punizione fischiato per il Monteporzio. Siamo nei primi minuti del secondo tempo, lo batte il difensore centrale del Monteporzio, ecco c'è, parte il tiro ed è rete, stupenda l'esecuzione, stupenda l'esecuzione, 2-1 Monteporzio in vantaggio. E va a abbracciare il suo mister, forza! Il difensore centrale. Ecco, rivediamo a rallenti, bellissimo, scavalca il portiere che nulla può, sotto il 7. Monteporzio 2, Colleferro 1. Ancora così! Entrava e usciva fuori. Calcio di punizione per Colleferro. Viene presa in due tempi dal portiere, fatto il cambio del portiere Monteporzio per un infortunio. Comunque tutti e due bravi difensori, dai Gabriele, i portieri del Monteporzio. Ancora, Paolo, vai vicino. Ancora qui il Monteporzio, viene fischiato un calcio di punizione, ci riprova il numero 5 e questa volta però il portiere non si fa soffrire. Adesso il Monteporzio che lascia un po' di spazi, ma la difesa fa buona guardia. Simone, tranquillo. Ancora Monteporzio, se ne va benissimo il numero 7, serve il numero 9, il numero 9 che si allarga un pochino, perde l'angolo, l'azione sfuma, bellissimo comunque, gioca bene comunque a sprazzi Monteporzio come avete visto. E sta lasciando veramente poco in questo caso, però il portiere tenta un po' con la palla avvicinando in là lato, scusate. Ancora, ancora qui, qualcosa sta succedendo ma niente di preoccupante. Parte qui un cross e c'è un colpo di testa, ecco qui la parte con le ferro molto pericoloso, qui riparte però il Monteporzio, diciamo qua sono le fasi finali dove ecco qui c'è una rimbattuta del portiere, viene fischiato un calcio di punizione dal limite, rivediamo, per un presunto fallo di mano del portiere fuori area che dalle immagini non mi sembra ci sia, calcio di punizione comunque fischiato dall'arbitro. Siamo nella fase finale della partita, la palla davanti alla porta, difesa dall'estremo portiere del Monteporzio, pericolosamente, nulla di fatto, ancora Monteporzio vantaggio, ancora il Colleferro però che cerca il pareggio in questo ultimo, in questo ultimo momento, calcio d'angolo ancora per il Colleferro, la palla ancora davanti, pericolosamente colpo di testa al Colleferro, la partita sta per finire ma l'arbitro ravvisa ancora dei minuti, però quasi da mai uscita del portiere, c'è un fallo di mano, un calcio di punizione, ancora tutto a difendere il risultato per il Monteporzio, la palla va fuori, non è ancora finita, calcio d'angolo battuto ravvicinato, ancora il Colleferro,
La palla però viene respinta in fallo laterale. Ancora. Qui c'è ancora il fallo laterale. Siamo 5-6 minuti dopo i tempi regolamentari. Colleferro che ci prova ancora, insiste, riprende la palla al difensore e qui finisce la partita con la prima vittoria del Monteporzio nel girone di ritorno di questo campionato. E è stata una partita dove il Monteporzio ha offerto anche gioco bello a Sprazzi, poi alla fine si è difeso perché il Colleferro giustamente cercava il pareggio. E con queste immagini vi salutiamo alla prossima partita dei nostri grandi calciatori. Ciao, ciao. 20 euro, Simo.